Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 15° episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Prima di iniziare mi scuso veramente se nello scorso episodio ho dovuto, diciamo, utilizzare un finale un po' brusco. Infatti ho interrotto praticamente il video qua in questo punto, perché ragazzi vi assicuro che dopo aver proseguito in questa caverna, tempo 2 minuti, e sono stato colpito da un attacco di tosse per tutta la durata, e quindi ho detto meglio che mi fermo qua. E quindi niente, oggi riprendiamo da qua, mi scuso ancora una volta. Comunque, cosa abbiamo fatto nello scorso episodio? Abbiamo percorso il percorso 6, sono molto divertente. E poi ci siamo addentrati nella cava pietra elettrica, dove abbiamo catturato, signori miei, lui, Zapdos. Signori miei, guardate, guardate quale cazzo di attacco ha. Questo qua, signori miei, è un Pokémon della Madonna, non ci sono cazzi. Oltre al tipo è fortissimo e guardate che moveset gli ho ricavato. A parte Mangiasogni, che io non l'ho eliminata perché conto di trovare una mossa che addormenti per fare la combo, abbiamo Forbice X, Incrotuono e Vampa Gelida. Signori miei, questo qua penso sia il Pokémon migliore che io abbia mai ottenuto in questa serie. Comunque attiviamo subito un repellente, anche se è già attivo quello dell'altra volta. Se vedete degli strumenti in più è perché magari ho fatto qualche esplorazione in più e ho preso un po' di rifornimenti ai market. È morto anche Klink, mi scuso anche perché nello scorso episodio, se non sbaglio, mi sono dimenticato di aggiornare la sidebar alla morte di Klink. Adesso dovrebbe essere tutto a posto. Signori miei, vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie e un commento rispondendo alla domanda del giorno. Detto ciò, avanziamo, perché non mi ricordo se... mi si blocca la ROM intanto. Non mi ricordo se l'avevo detto, ma alla fine di questa grotta, oltre a varie reclute del Team Plasma, signori miei, avremo la sfida con N. Il malefico N, un personaggio che mi piace tanto, ma un personaggio che qui è molto rischioso perché ha dei livelli dei Pokémon che non sono per niente bassi. Se non sbaglio sono gli stessi di Rafan, con l'eccezione che N dovrebbe avere un Pokémon in più. Quindi, signori miei, non sarà per nulla una battaglia facile. Comunque, stiamo esplorando un po' questa zona qua. Sì, per inciso, questa qua non è la strada giusta. Non mi ricordo sinceramente cosa ci fosse qua in giro, ma niente, a meno che non ci sia qualche pacca paia. Iniziamo subito bene questo episodio, mi dicono. Bacca paia. Io veramente, lo ribadisco, le avrò trovate tutte. Ma in realtà no, perché saranno talmente tante, signori miei, le bacche che veramente non so quante ce ne siano nella vita. L'effetto repellente è finito, ma io mi chiedo, ma perché non mi chiede di riattivarlo? Non è una cosa bella questa? Nel frattempo c'ho i capelli che mi stanno finendo in faccia. Ok, tu mi sarai di vitale importanza. Se vuoi posso rimettere in sesto la tua squadra di Pokémon, ma prima, se non ti dispiace, lottiamo, ci mancherebbe altro. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Tra l'altro, allora, dovresti avere un solo Pokémon ed è un Hippowdon, ok. Vai Zapdos, raga, testiamo subito il nostro Pokémon, vi faccio vedere di che attacco devastante dispone, ma è una cosa impressionante. Lui fa comando scudo, se aumenta le difese, quindi forse non lo buttiamo giù, ma signori miei, guardate la potenza, e questo qua si è aumentato le difese, io vi faccio notare. Nel frattempo fuori ha tirato un tuono pazzesco, mi sa che fra poco verrà giù un diluvio qua a Milano. Che guardate quanto è forte Zapdos, ha un attacco fisico che è devastante. Non solo, ma anche l'attacco speciale non è per niente male. Nel frattempo Hippowdon se ne torna in Africa, il cane inizia ad abbaiare come un pazzo scalmanato e il medico ci cura i Pokémon. Ottimo così, proseguiamo signori miei. Eccolo qua, il Team Plasma, il malefico Team Plasma. Allora, sì, stavo sbagliando tasto. PP Max. PP Max che potrei utilizzare anche sull'Incrotuono di Zapdos volendo, ma ci penserò su prima del prossimo episodio. Eccole qua le reclute. Ehi tu, sei qui per conto di qualcun altro, vero? No, in realtà no. Cioè, sono qui a caso. Il conto, grazie, visto che hai parlato di conti. Dammi i soldi e via. Rapidash, che verrà utilizzato sicuramente per pulire, essendo Rapidash. Fa molto ridere. Zapdos, caro mio, Forbice X. Spacca roccia, è super efficace, ma noi, raga, noi... non è super... ah no, non è super efficace perché... oddio, sapete che non mi ricordo? Comunque, nel caso non ve ne foste accorti... Pallagelo. Ok. Nel caso non ve ne foste accorti, ho allenato tutta la squadra a livello... scusate, ogni tanto butto un occhio alla battaglia. Ok. Ho allenato la squadra fino al livello 33, tutti i Pokémon compresi. A parte Zapdos, che conto di far salire al livello 33 prima della battaglia con il buon N. Livello 32 intanto proprio per Zapdos. Adesso sta per mandare in campo Rotom Dex. Attenzione,
Pokémon Sole e Luna confirmed proprio, mi dicono. Zapdos prova con un forbice X. Vediamo cosa sei in grado di fare. Eterelama, attenzione, ma noi siamo di tipo roccia, quindi non dovrebbero esserci problemi. Raga, questo Zapdos qua ha un attacco che è devastante. Io veramente vi giuro che durante l'allenamento, appena ho visto il suo attacco, ho detto questo qua sarà la mia punta di diamante. Altro che Clink, signori miei. Altro che Clink, ecco qua, prendiamo una iperpozione e proseguiamo, perché non saranno poche le reclute, Eccoti qua. Se vinco io lascerai liberi i tuoi Pokémon. Se sto Zapdos non lo lascio libero nemmeno se, guarda, non lo so, nemmeno mi puntassero una pistola da tempio, io sto Zapdos me lo tengo. Hai un solo Pokémon ed è un Bronzor, attenzione, hashtag Bronzor a caso, per chi la coglie. Allora, in Crotuono ovviamente, ma che domande. Guardate come lo manda giù. Vabbè, è troppo forte sto Zapdos, raga. Pochi cazzi, è una belva. È una belva, letteralmente. Intanto abbiamo qua questa recluta qua. Vediamo un po' cosa da dirci lei. I Pokémon che vivono qui nella cava pietroelettrica sono bellissimi. Che gusti. Cioè, Joltik, Clink, Tinamo, Ferrosid. Bellissimi, proprio stupendi. Vabbè, sorvoliamo perché altrimenti... Archeops versus Zapdos. Allora, mi gioco un forbice X stavolta. Beccata. Ok, attento che mi fai malissimo. Ok, non gli ho fatto niente. Spero che non sia di tipo terra, altrimenti sarebbe un problema. Ok, muore, schiatta sicuro. Zapdos, non t'ho visto particolarmente... Weedle. Ok, perfetto. Questo qua non dovrebbe essere una particolare cima da superare. Iperpozione e olè. Elettrogelo, oddio, no, switcha, il gelo mi fa per due, mi sa. Elettrogelo, fatemi ragionare un attimo. Posso mandare Electabuzz? Non saprei, sinceramente. Elettrogelo, ma sì, penso che sia... Electabuzz attacca, Piero lancio e ammazzati. E minchia, era pure poco super efficace. Poco super efficace, attenzione. Nuova efficacia, il poco super efficace, che è efficace, è a metà fra il super efficace e l'efficace. Mamma mia se sto esaurito. Ho preso anche le cure totali, sì, visto che qualcuno mi ha accusato di non prendere le cure totali perché... Ma Creepy, perché prendi gli altri rimedi se non prendi le cure totali? Ecco, adesso le ho prese. No, comunque, ciao, ti voglio bene a te che mi hai fatto notare sta cosa, cioè, hai ragione ovviamente. Un'altra recluta. Ah, tu sei l'allenatore che preoccupa N. Sì. Volevo dire qualcosa, non ci sono riuscito. Staryu, perfetto. Allora, Zapdos. Praticamente, raga, in questa parte qua utilizzerò quasi solo Zapdos perché devo farlo salire di livello. Camuffamento, cosa vuol dire? Si trasforma nel tipo roccia, ok. Ma in Crotuono ti shotta a prescindere, cioè... Giorno di sole. Ok. A casa, qual è il problema? Via, è stato bello conoscerti. Soak, ottimo. Soak, vabbè dai, Soak un forbice X se lo piglia tutto in faccia, quasi. Retromarcia, ok, non ci fa nulla. Gengar, vai con forbice X di nuovo Zapdos. Ok, non è molto efficace, adesso io ritiro Zapdos perché ho una mossa che è andata a puttane e l'altra che non gli fa niente. Vai Electabuzz. Vai Electabuzz, dispetto, no culo. Piro lancio, no, turbo fuoco, non ci provare. Che poi, cazzo, adesso non posso switchare Electabuzz però. Zapdos livello 33 nel frattempo, raga, quindi alla pari con gli altri Pokémon. Ma ammazzati e levati roccia blu della fava. Ottimo così. Allora, curiamoci un attimo i Pokémon. Allora, iperpozione. Sì, cioè, non mi curo i Pokémon perché non spreco così le iperpozioni. A sto punto metterei davanti Electabuzz, dato che è quello più prossimo a salire di livello. E affrontiamo, madonna quante sono, non me ne ricordavo così tante però. Lotta con me, che sono del team Plasma. Caspita, ma sai che veramente non me ne sarei mai reso conto. Raga, attenzione, perché meno male che ce l'ha detto, perché altrimenti io con una divisa così non l'avrei mai indovinata sta cosa. Oddio mio, che dialoghi senza senso. Ogni tanto la Game Freak non sanno cosa fare, mettono certi dialoghi che... Oddio, funesto vento su questo ignaro Poliwag che perirà sotto i colpi delle mie ventate. In realtà no, non gli ho fatto niente. Buono così.
Piro Lancio e salutami la famiglia intera nello stagno. Oddio, Mien Shao, questo Pokémon qua in competitive era un incubo. Ecco. Cazzo, è individuo, è la sua mossa proprio quella che vedevo sempre. Ero Asoio, bruttissimo. Ti prego? Ok, quasi. Facciamogli un Piro Lancio così. Vuoto Tetro, minchia. Minchia, Vuoto Tetro è pesante, raga. Ok. Allora, devo switchare con un Pokémon veloce, perché sennò questo qua inizia a prendermi a schiaffi in faccia. E il Pokémon più veloce che ho è Latios. Io, raga, nel frattempo, come nello scorso episodio, me la bevo. Me la bevo perché lo fanno anche gli youtuber americani, ho scoperto. Quindi, siccome voglio essere molto originale, berrò anch'io nei miei video. Latios usa forza e Mien Shao. Mien Shao resiste. Adesso però muore. Ciao, semplice Mien Shao. Madonna, che remixer, che remixer. Mi stanno già contattando quelli della Sony per il primo disco, raga. Lo trovate, trovate il link qua sotto in descrizione per il mio disco, ovviamente. Metterei davanti a sto punto Monferno così a muzzo. Intanto però curiamoci Electabuzz, altrimenti la situa non è che sia un granché. Sì, le cure totali. Non so cosa stessi facendo. Ole, perfetto. Dovrebbero mancare esattamente 2 reclute. E infatti è proprio così, a meno che io non voglia farmi la zona sotto. Però l'andrei a fare sinceramente, perché tanto abbiamo tempo. Il desiderio del Team Plasma. Ecco, è una cosa che non ti riguarda. Te credo, non lo sai neanche tu. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' questa recluta che cosa ha in serbo per noi. Darumaka, il Pokémon che mangia la cacca. Perché se non sbaglio è così. No, o forse era tipo la sua merda che è utilizzata per riscaldare. Ah, non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare, raga. Evitiamo di fare certi discorsi, che ho appena mangiato un bel panino, tra l'altro, un buonissimo panino al prosciutto cotto e sottiletta. Così faccio anche un po' di product placement alle sottilette. Di una marca di cui non ricordo il nome. Questo qua credo che abbia fatto Cosmoforza, ma non ne sono sicuro. Gelamondo, mi saluti Darumaka? No, Reggi, cos'è sta storia? Gelodenti e via, ole. Avevi solo lui? Sì, che bella cosa. Allora, vediamo un po' qua sotto cosa c'è. Se non ricordo male c'erano un po' di allenatori e poi si potevano trovare degli strumenti. E tra l'altro questa qua, se non sbaglio, sì, è proprio questa, è l'unica zona in cui si può trovare Tinamo in questa grotta, con la probabilità del 70%, del 7%, scusatemi. Me lo ricordo perché me lo disse un mio amico ai tempi delle medie, che disse che lui aveva trovato sto Tinamo. Intanto, oddio, oddio, voi non avete idea di cosa sta succedendo fuori dalla finestra. Non c'è il diluvio. Aspetta, Mosè! Mosè, apri le acque! Apri le acque! Aprile! Aprile! Usa il bastone! Bravo! Ok, perfetto. Ci siamo, raga, eh. Finalmente. Adesso no, perché sennò poi succede un casino. Ho dovuto chiedere al mio amico di darmi una mano. Centri pugno, ma chi t'ammurta, ammazzati. E stavo dicendo qualcosa di sensato. Ah, sì. Me lo ricordo perché questo mio amico mi disse, perché l'ho preso la GTS questo Pokémon qua, perché cazzo, 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 no! No, 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 Monferno, no, cazzo. Non ci credo nella vita. Non ci credo nella vita, Monferno. Monferno, ma non mi vogliono far evolvere i Pokémon. No, ma cazzo, ma che sbatti. E adesso fallisci, adesso che non devi fallire. Bastardo, ammazzati. No, raga, ma dai, è una maledizione. È la maledizione delle evoluzioni questa. Mi schiattano tutti. Mi schiattano tutti. Dai, cazzo, ma Monferno era... era Bidoof. No, che cosa triste. E vabbè, raga, su col morale. Cosa posso dire? Polvo Stella, evviva. Evviva, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di scoprire a cosa servirà Polvo Stella. Ok, non mi vedi? You can't see me? Are you really? Are you sure? What the fuck?
Allora, raga, adesso voglio tenere davanti Electabuzz perché, cazzo, è troppo tempo che non evolvo un Pokémon. È troppo tempo e quindi adesso lo voglio far salire a livello 36 che, se mi sono ricordato di rimuovere l'evoluzione tramite scambio, dovrebbe evolversi. Sperando che non me lo sciottino. Doduo, perfetto, il Pokémon elicottero. Benissimo. Doduo non può volare, cheat. Ti scando la famiglia e io che mi sclicco però. Proviamo un inseguimento a Muzzo. Perfetto, centrato in pieno. La miseria. Poi, altro? Qualcuno di più scarso, non ce l'hai? Localizza, questo fa bis. Ehi, minchia, ho fatto due misclick su due mosse. Complimenti, Creepy Stories. Non ha effetto, ok, è di tipo normale. Qualcosa mi dice dalla regia che è di tipo normale. È normale, però c'è anche un altro tipo da qualche parte che non riesco a capire. Oh, Gesù. Allora, mettiamo a Bobasno che con vita al tiro dovrebbe fargli male. Dato che a quanto pare è di tipo normale. Ruota fuoco, calmi tutti, state calmi, vita al tiro. No, dai, fai schifo. Ok. Sì, ma raga, che difese ha sto coso? Cioè, c'ha la difesa del Barcellona, del Real Madrid, di Gesù Cristo c'ha la difesa. No! No, 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 così no. La bruciatura, la bruciatura, la bruciatura, la bruciatura, la bruciatura, la bruciatura. No, non ci credo. Il nostro starter. Questa challenge è un inferno. È un inferno questa challenge. Un vero e proprio inferno. È difficilissima. Sono a 8 morti all'episodio 15. Signori miei, adesso io non so con 4 Pokémon come faccio a uscire da questa caverna. Non lo so davvero. Speriamo in bene perché io sto cominciando a preoccuparmi perché N è forte. Madonna. Bacca moia, mi deve pure pigliare per il culo sto cazzo di gioco, solo bacche trovo. Ok, sei una bacca. Elisir. Vabbè, è già qualcosa. Raga, due morti nella stessa parte non mi era mai capitato. Mai capitato in questa serie due morti nella stessa parte. Non ho parole. Veramente, sono disperato. Un altro Bronzor. Electabuzz. Cos'era lui? Tipo spettro, se non ricordo male. Esatto, sì. Gelo pugno, ma ammazzati, va. Gelo pugno, con quali mani poi? Piplup. Piplup, il nostro starter della Cheslock. Statico. Godo come un cane, godo. Proviamo un Vorticerba, anche se a sto punto provo un Pirolancio. È il karma, esatto. Dio mio. Raga, Mosè non sta facendo il suo lavoro fuori, non sta aprendo le acque. Mi sa che devo chiedere dall'altra parte a Noè per l'arca finito sto episodio perché... Ok. Signori miei, stiamo giungendo alla fine. Prima però, questo tipo qua. Raga, voglio evolvere Electabuzz. Un altro Mien Shao. Voglio assolutamente evolverlo perché mi serve un'evoluzione. Super colpo, no, questo qua si mette a crescere, si mette... Mimica, ok. La vedevo già male perché, raga, super colpo fa crittare. Fa crittare, ma tanto. Cioè, tra tutti gli strumenti inutili, cioè, focal colpo è sicuramente quello più utile. Devo capire perché non mi chiede di riutilizzare il repellente, raga. È una cosa che non mi spiego, perché in questa gen qua in teoria lo fanno. Vabbè, vieni qua, caro mio Fantalea. Minchia, Relicant, il terrore proprio, livello 30. Tra l'altro sto finendo i PP qua. Marchiatura, ok, calmi, ma vaffanculo, tua madre puttana. Vai, Latios, prova te. Sparagli un dragobolide diretto se mi bruci anche stavolta. Oddio! Nervoso! Schiattaci male!
Schiattaci male. Muori. A casa. Ma dimmi te se si può. Quillfish. Mandiamo Credili a sto punto, raga. Mandiamo Credili che con il suo... con il suo... non lo so, proviamo un idrocannone così su due piedi. Ok, perfetto, ci è andata bene. E qua dovrebbe esserci uno strumento. Coccio rosso, io non ci credo. Cioè, uno strumento buono, chiedo io. Uno buono. Ok, raga, stiamo per affrontare N. Curiamoci per bene tutti i PP, perché non sarà una battaglia facile. Abbiamo perso due Pokémon. E se devo essere sincero, io la vedo veramente dura. In queste condizioni qua, mi sento di dare un PP max a Zapdos. Poi, l'Elisir, di Elisir ne ho tre. Allora, perché, allora, sì, se non sbaglio è Electabuzz quello che ha dei problemi sotto questo punto di vista. Raga, avremo bisogno di tutte le forze a nostra disposizione. Questo è un punto cruciale della serie. Questo è un punto cruciale della serie, non ci sono cazzi. Electabuzz. Ole. Signori miei, proviamola. Fatemi vedere quanti PP ha adesso in Crotuono. 3. Mandiamo Zapdos come primo Pokémon per subito fare un bel incrotuono e cercare di partire in vantaggio su N. Signori miei, prepariamoci. Sarà una gran battaglia. Al fondersi e confondersi di valori diversi, il mondo si va tingendo di tinte fosche. Non posso permetterlo. La separazione tra Pokémon e uomini sarà netta, come tra bianco e nero. Solo in questo modo i Pokémon potranno diventare esseri completi. Questo è il mio sogno, un sogno che devo realizzare a tutti i costi. Creepy, ce l'hai anche tu un sogno? Mi rallegro, avere dei sogni è una cosa meravigliosa. Ti sfido a dimostrarmi quanto tieni al tuo sogno. Caro mio, il mio sogno è superare sta cazzo di parte. Vedi di non infrangermelo. Ok, parte la sfida di N. Ma è in campo Sharpedo. Ok. Livello 28. È più basso di quanto mi aspettavo. È molto più basso. Giochiamoci subito l'incrotuono. No, individua. Se questo qua inizia a fare individua, mi gira il cazzo. Perché veramente, se perdo i PP di incrotuono. Ok. Speriamo che sia super efficace. È efficace normale. Brutto colpo. Quel coso è un brutto colpo? Stai scherzando, vero? Mi gioco il forbice X. Non gli fa niente. Carta vetro, aia. Non ci avevo pensato. Drago Furia, calma, non avrà un attacco molto forte. Esatto, ha delle buone difese. Non curarti, ok, è il primo andato. Ottimo così. Via, è stato un piacere, caro mio. Adesso è il momento di andarsene. Ok. Signori miei, vi assicuro che i tuoni dietro di me fanno veramente impressione nel contesto della battaglia. La rendono ancora più epica. Spero che non li sentiate. Però veramente la rendono una cosa stupenda. Escavalier contro Electabuzz. Provo un funesto vento. Esclusiva. Ok, esclusiva non dovrebbe crearci particolari problemi. Funesto vento. Ok, l'abbiamo preso. Bustate le stesse statistiche. Giochiamoci un Pyro Lancio. Così, su due piedi. Ok, Magico Zone. Oddio, non mi ricordo cosa fa sta cosa. Svaniscono gli effetti degli strumenti, quindi la mia Evol Connessa se ne va a puttane. Cazzo. Ok. Ok, perfetto, statico. Sta mossa qua, Escavalier, mi è piaciuta comunque. GG. Sì. Sì, signori. Quello che speravo. E non si cura nemmeno. 2-0. Ottimo così. Diwot. Teniamo Electabuzz, raga. E giochiamoci un altro Pyro Lancio. Lo tengo per il semplice fatto, raga, perché voglio sfruttare il boost. Voglio sfruttare il boost. Colpo Karate non dovrebbe essere un pericolo. Ottimo così. Pyro Lancio. E Diwot ci saluta. Livello 36 per Electabuzz. Sempre per la storia dell'evoluzione tramite scambio, se le ho rimosse si evolve adesso. Ottimo, adesso abbiamo anche le Volcondense. Butterfree, perfetto.
Pensavo peggio, raga. Pensavo veramente peggio. Non c'è una cellula del mio corpo che non trasudi amicizia per i Pokémon. E te lo mostrerò. Io ti mostrerò quanto sono amici miei di Pokémon. Abbiamo perso un sacco di alleati e questo ci ha rafforzato. Vattene. Pirolancio, ipnosi, aia, non mi piace. Non mi piace, switchiamo a sto punto. Switcho e mando in campo Latios che ha delle ottime difese. Vai così Latios, è il tuo momento, insidia. Raga, a sto punto metterò in squadra per sostituire... C'hai la madre troia, metterò in squadra per sostituire i due Pokémon morti. Metterò in squadra quelli con il box. Per forza, non c'è neanche da fare un sondaggio perché sono due e due sono i posti da prendere e quindi saranno loro. Prendilo e mandalo a casa, mi sta dando un nervoso incredibile. Non è molto efficace, ma si può avere più sfiga di così? Giochiamocene un altro. Insidia, ok, perfetto, dovremmo essere a posto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Managgia! Managgia, con una N. Ma perché io parlo sempre? Insidia, ok. Stavolta, a rigor di logica, ok. Sconfitto N, ragazzi. E non si evolve l'Ectabuzz, quindi balza. Creepy, eccola qua, la putana. Ci mancava solo lei. Ponentopoli è vicina. Aspettate che si accorge di N. L'udito di Bell è sorprendente. Si sente i cazzi, sente. Chi è l'allenatore con te? Sei Aralia, giusto? Classifichi i Pokémon secondo le regole decise dagli uomini, senza mettere neanche in dubbio il legame tra allenatori e Pokémon. Credi di capire tutto, vero? Il tuo Pokédex non serve a niente. Che cosa pensi di ottenere? Oh, quanto astio. Tu hai il tuo modo di pensare, ma anch'io ho il mio e non vale meno del tuo. Ogni singola persona dovrebbe decidere da sola come vivere insieme ai Pokémon. Ma in questo modo gli esseri umani malvagi faranno soffrire i Pokémon. Non posso chiudere gli occhi di fronte a tanta stoltezza. Signori miei, se io rispondo così alla mia prof, come minimo 10 giorni di sospensione. Ok, basta, voglio uscire da sta stramaledetta grotta. Fatemi uscire, vi prego. Ok. Centro Pokémon. Che parto, signori miei, che parto! Mamma mia, e non sei voluto neanche l'Ectabuzz, raga, quindi balza pure quello. E niente, andiamo a depositare i nostri due cadaveri, perché... questo sono. Raga, mi dispiace veramente tanto per Monferno perché si sarebbe voluto. Questa è proprio la maledizione. Questo episodio lo chiamerò così. È una maledizione questa. E a sto punto vado a prendermi due Pokémon. A malincuore, Stuntler. Sei in squadra. Ah sì, non ve l'ho detto. Lo avevo allenato fino a livello 31 un po' di tempo fa, perché non sapevo come si sarebbero sviluppate le statistiche. Signori miei, io vi do appuntamento in ogni caso al prossimo episodio della Crazy Lock Pokémon Nero. Io spero che questo vi sia piaciuto e se così vi invito, come al solito, lasciate un like, a commentare, a iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che trovate, come al solito, qua sotto nella sidebar. E passate ai social che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.